Roma, Palermo, Bari, Rende e Benevento sono le città che hanno ospitato il 23 settembre la manifestazione Light 2011. La scienza e le fiction TV erano il tema dell'edizione di quest'anno, con l'idea di avvicinare giovani e cittadini al mondo della ricerca. Dr. House, Numbers, Bones, ER, CSI, oltre ad essere i serial TV più seguiti, sono stavolta al servizio della scienza, veicoli inconsapevoli di tecniche e conoscenze che i nostri ricercatori conoscono bene e che hanno mostrato ai presenti, coinvolgendoli in diagnosi, indagini, verifiche e calcoli, tutto attraverso il linguaggio semplice del gioco e della passione per la scienza. Light 2011 ha illuminato la notte dei ricercatori insieme ad altre 290 città europee e quest'anno le 5 città italiane sono state collegate in diretta streaming da GAR attraverso la rete telematica dell'università e della ricerca. In ogni città è stato possibile seguire in tempo reale gli avvenimenti degli altri 4 siti. Alcuni monitor permettevano di vedere a Roma, come a Rende, il suggestivo ginnasium dell'Orto Botanico di Palermo o la Rocca dei Rettori di Benevento ed il Via Vai della Piazza della Libertà di Bari. Lo streaming è stato trasmesso in ogni città e sul web attraverso la collaborazione con Enea, che ha messo a disposizione gli streaming server di Portici e Frascati ed il gruppo GAR Multimedia, che si è occupato della locazione e configurazione di un complesso sistema di 13 telecamere guidate da una regia unica a Palermo. I collegamenti con la rete telematica dell'Università e della Ricerca sono stati curati in ciascuna sede dal GARNOC in collaborazione con i referenti di Università e CNR. Un'operazione tecnicamente complessa che assume un significato particolare all'interno della manifestazione ideata dal CNR e dal MIUR. La stretta collaborazione e la sinergia tra i maggiori centri di ricerca italiani, le università e le istituzioni in una grande opera di divulgazione scientifica che ha richiamato migliaia di cittadini in piazza come nei luoghi del sapere, tutti insieme per conoscere il mondo della ricerca e i suoi protagonisti. Thank you.